approvare i rifiuti, approvare l'abusivismo sono emerse anche nella visita che io ho appena terminato di fare a Forio e sono emerse pure nella visita che ho fatto al comune di Ischia un po' di tempo fa. Diciamo, la mia posizione è molto semplice sull'abusivismo, e cioè che le leggi vanno rispettate, questo non potrei dire niente di diverso da questo. Le leggi vanno rispettate sia perché non bisogna fare le cose abusive, sia perché devono essere demolite quando c'è un ordine dell'autorità giudiziaria di demolirle, punto. Questo riguarda ciò che bisogna fare. Poi il fenomeno invece, che è molto risalente, come diceva il sindaco, questo è un tema politico, tema del legislatore, è un tema di governo del territorio, della regione e quindi dal punto di vista pratico, non siamo noi le istituzioni che devono dare una risposta sul fenomeno. Noi però dobbiamo ovviamente rispettare la legge e fare in modo che i cittadini rispettino la legge. Allora, fra un problema molto risalente che coinvolge tanta gente e come affrontare un fenomeno così grande cambiando le leggi, modificando, diciamo, il rapporto col territorio, c'è una via di mezzo che non ci mette di fronte a casi tutti uguali, non sono tutti uguali i casi di abusivismo. Allora, diciamo, quello che logicamente bisogna fare è comunque intervenire con determinazione, con rigore e con fermezza su quelli che sono i casi che vengono considerati più gravi, delle violazioni più importanti, di quelle che non hanno giustificazione, no? E questo si può fare per dire che non tutte le situazioni sono uguali. Se si è fatto una villa abusiva a uno che già ha un'altra casa di proprietà, non è uguale a chi non ha nessun altro bene. Quindi, fra un problema risalente e una regolazione futura che è al di là da venire, ci sono delle cose da fare e noi questo chiediamo ai sindaci di fare, perché si possono fare dei distinguo, delle scelte per far rispettare la legge. E ovviamente, diciamo, al di là dell'aspetto della demolizione, che è l'ultima cosa, bisogna essere anche molto tempestivi nel contestare le violazioni. Quindi, quando c'è una segnalazione, bisogna procedere subito al sequestro con la polizia locale, in modo che praticamente si creano le condizioni per cui non si va avanti. Ormai una rete, ancorché minima, di videosorveglianza è indispensabile, diciamo, anche se non avvengono tanti reati, perché comunque è anche un supporto alle forze dell'ordine, no? Qui c'è una stazione dei Sì, carabinieri, nostra, no? quella è nostra. Quindi se praticamente programmate un investimento su un numero anche minimo di telecamere, però in un paese piccolo è sufficiente andare nei posti chiave di transito o di passaggio di persone, attestando sia nella polizia municipale che nella stazione dei carabinieri. Volevo dire che mi dico di Questo, questo diciamo di che sorveglianza per non l'ambiente. esistono più i comuni che non hanno videosorveglianza, è una infrastruttura necessaria perché aiuta molto il controllo del territorio, no? Aiuta moltissimo questo. Che poi uno deve sempre pensare che le cose non le deve affrontare solo quando accadono, no? Ma anche in forma di prevenzione. Poi non è un grande investimento mettere un certo numero di telecamere. Se la situazione del comune non è negativa dal punto di vista delle risorse, è un investimento che si può fare.